esercizi e consigli utili. Aggiungi il video ai preferiti, ti guiderà quando ti alleni. Prossimo esercizio, squat più passo laterale. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, piega meno le gambe ed effettua passi più piccoli. Non piegare la schiena, mantieni l'addome ben contratto per stabilizzare la colonna vertebrale. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno, devono sempre essere in asse con le punte dei piedi. Fai molta attenzione a non superare la punta dei piedi con il ginocchio per evitare problemi alle articolazioni. Fai attenzione a non sollevare il tallone. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio, step up. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, sostituisci la sedia con un oggetto più basso. Non piegare o inarcare la testa durante il movimento o rischi di perdere l'equilibrio. Puoi aiutarti guardando un punto fisso avanti a te durante tutta l'esecuzione. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o inarcare la schiena. Per riuscirci, tieni sempre addominali e glutei ben contratti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Affondi laterali con gamba sollevata. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, non sollevare la gamba quando risali. Fai attenzione a non piegare lateralmente il busto. La schiena deve essere sempre ben dritta. Non superare mai la punta del piede con il ginocchio per non danneggiare le articolazioni. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Tieni gli addominali ben contratti durante l'esercizio per migliorare l'equilibrio. Fai attenzione a non piegare la gamba distesa. Per un maggiore equilibrio puoi aiutarti stendendo le braccia in avanti. 5, 4, 3, 2, 1, stop! Prossimo esercizio, squat più rotazione della gamba. Tre, due, uno, via! Se non ce la fai, non effettuare lo squat. Solleva semplicemente il piede verso l'interno. Fai attenzione a non superare la punta dei piedi con le ginocchia durante la discesa. Non inarcare la schiena. Tieni l'addome contratto per riuscirci. Non ruotare le ginocchia verso l'interno o l'esterno. Tienile sempre in asse con i piedi.
Non piegare la testa. Guarda un punto fisso avanti a te per aiutarti. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Sollevamento per polpaccio. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, tieni entrambi i piedi a terra ed effettua il movimento sollevando entrambi i talloni. Non piegare la testa in avanti o rischi di perdere l'equilibrio. Aiutati guardando un punto fisso avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non poggiare il tallone a terra in fase di discesa, così aumenterà l'efficacia dell'esercizio. Se hai problemi di equilibrio, puoi aiutarti poggiandoti ad una parete. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Slanci laterali in piedi. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, tieni entrambi i piedi poggiati a terra prima di sollevare la gamba. Tieni gli addominali ben contratti durante l'esercizio per migliorare l'equilibrio. Cinque, quattro, tre, due, uno. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare la testa o rischi di perdere l'equilibrio. Guarda un punto fisso avanti a te. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Incrocio gambe supini. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, mantieni le gambe a 90 gradi e non incrociare i piedi. Controlla la caduta delle gambe per non causare problemi agli adduttori. Non sforzare il collo, tieni la testa sempre poggiata al pavimento. Mantieni l'addome contratto per non gravare sulla colonna vertebrale. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Sollevamento cosce più piegamento gambe. Tre, due, uno, via. Fai attenzione a non sollevare mai il bacino da terra durante il movimento. Esegui il movimento lentamente per evitare problemi alla schiena.
Non sollevare la testa, il collo deve essere sempre in linea con la schiena. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop. Prossimo esercizio. Slanci laterali carponi più estensioni della gamba. Tre, due, uno, via. Se non ce la fai, non distendere la gamba. Fai attenzione a non ruotare il bacino quando sollevi la gamba per non sforzare la schiena. Non poggiare il ginocchio a terra quando porti giù la gamba, così aumenterà l'efficacia dell'esercizio. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare o inarcare la schiena. Mantieni gli addominali ben contratti per riuscirci. Fai attenzione a non sforzare il collo cercando di guardare in avanti. Per aiutarti, fissa un punto sul pavimento. 5, 4, 3, 2, 1. Stop. Prossimo esercizio. Slanci laterali più slanci frontali. 3, 2, 1, via! Non tenere dritta la gamba d'appoggio, piegala per avere maggiore stabilità. Non distendere il piede, mantienilo sempre a martello. Non muovere la schiena, testa, spalle e bacino devono essere sempre in linea. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non piegare la testa, guarda un punto fisso avanti a te. Non ruotare le spalle, tienile sempre perpendicolare al pavimento. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop! Tre, due, uno, via! Prossimo esercizio! Stretching le psoas. Tre, due, uno, via! Spingi leggermente il bacino in avanti per aumentare la distensione. 5, 4, 3, 2, 1. Cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Attenzione, il ginocchio flesso deve essere in asse con la punta del piede. 5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio. Stretching quadricipiti. 3, 2, 1, via. Per bilanciarti puoi allungare il braccio libero verso l'esterno. Cinque, quattro, tre, due, uno, cambia lato nel minor tempo possibile. Via! Non tirare eccessivamente la gamba, il ginocchio punta verso il pavimento.
5, 4, 3, 2, 1, stop. Prossimo esercizio, stretching glutei. 3, 2, 1, via. Porta le braccia in avanti per un maggiore equilibrio. Non inarcare la schiena, contrai l'addome per riuscirci. Cinque, quattro, tre, due, uno, stop.